Andiamo a riprendere Roma. Buongiorno a tutti, sono Marcello De Vito, candidato portavoce e sindaco per il Movimento 5 Stelle. Oggi ci troviamo qui nella piazza del Campidoglio e comincia la nostra operazione di trasparenza. Infatti oggi depositiamo l'istanza di accesso agli atti relativi ai contratti derivati stipulati dal Comune di Roma. Alcuni brevi cenni. Su questi contratti la Corte dei Conti ha già invitato i vari comuni ad impugnarli, ritenendoli contrari all'ordine pubblico e all'articolo 119 della Costituzione. Analogo invito è stato fatto dall'ANCI, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in seguito alla nota sentenza del Tribunale Penale di Milano, che ha condannato quattro banche e i relativi manager. Evidenziamo che questi contratti sono stati stipulati dalla precedente amministrazione, quindi dall'amministrazione Veltroni, e che sostanzialmente l'attuale amministrazione ce li ha nascosti, in quanto è stato nominato un commissario che ad oggi, nelle varie relazioni, si limita ad affermare che 6 su 9 contratti derivati sono stati non meglio definiti. A questo punto noi pretendiamo di vederci chiaro, pretendiamo di sapere la verità, tenuto conto che questi contratti non sono visibili, non sono presenti nel sito del Comune, e tenuto conto che paghiamo circa 500 milioni l'anno soltanto di interessi. Questo importo, se utilizzabile in termini sociali, consentirebbe di far entrare tutti i bambini romani gratuitamente negli asili nido, mentre oggi entra un bambino su 8. Da ultimo ricordiamo che il Comune di Milano, che ha attuato simili politiche di contenzioso, ha recuperato circa 700 milioni di euro nel contenzioso appunto introdotto con le banche. A questo punto noi pretendiamo, secondo quelli che sono i nostri principi, la totale trasparenza e ci accingiamo a depositare insieme a tutti i cittadini romani questa istanza di accesso agli atti.